Dibattito a Palermo, oggi sulla legalità, abbiamo pensato a questo giorno dopo il 21 marzo che è la giornata di commemorazione alle vittime di mafia, abbiamo pensato di mettere assieme persone che non soltanto hanno denunciato la mafia dal livello più basso come imprenditore verso gli estorsori fino ai livelli più alti, nella trattativa Stato-mafia, nella lotta al crimine anche dei colletti bianchi come del crimine di basso livello, e assieme a questo abbiamo pensato di mettere anche Riccardo Casamassima, che ci ha dato disponibilità per essere oggi qui e per discutere della sua persona, della sua vicenda, del suo processo, per produrre memoria soprattutto, perché crediamo che le verità storiche, questo sarà un tema fondamentale della giornata, le verità che hanno da produrre gli intervenuti in favore del pubblico, in favore sia delle vittime che dei sopravvissuti, di chi è autore di quelle verità e di quelle giustizie che riguardano le verità. E quindi Riccardo parlerà del processo che l'ha visto come testimone chiave, poi avremo anche un intervento di Ilaria Cucchi, della sua storia, la storia di pressione verso un detenuto che semplicemente forse aveva un carattere un po' particolare, che ha pagato con la vita forse eccessivamente le sue colpe, che poi erano veramente, veramente irrisorie. E quindi cercheremo di discutere di questo e di produrre memoria soprattutto, perché oggi l'incontro è per tentare di parlare di memorie e di produrre verità. La mia storia è di imprenditore, ho cercato di fare l'imprenditore nella mia città e mi sono ritrovato dagli emissari di Cosa Nostra. E ovviamente, avendo vissuto gli anni delle stragi, il mio pensiero andava a quei uomini che sono morti per i nostri ideali, per cui non ci ho pensato più di 12 ore e sono andato a denunciare alla direzione distrettuale antimafia. Lì sono cominciati i problemi, intimidazioni, furti, sino poi alla chiusura, perché hanno intimidito un intero quartiere, clienti compresi. Oggi siamo qui perché vogliamo dare un seme, che la denuncia comunque è sempre fondamentale. Se ci fossero molte più denunce a tutti i livelli, questo paese sarebbe migliore, e quindi vogliamo dare un focus sulle denunce anche di un appartenente all'arma come Casamassima, che oltretutto è un amico con la quale stiamo condividendo un percorso. Scriverò anche un libro per lui e porteremo la sua storia ad essere la storia di tutti, perché è una persona che ha il coraggio di denunciare nonostante possa immaginare a cosa va incontro visto l'appartenenza a cui appunto lui tiene. È qualcosa di straordinario. Oggi vogliamo dare un segnale a Palermo, visto che lui da quasi 20 anni non scendeva a Palermo, vogliamo dare questo bel segnale, vogliamo parlare di denuncia, di legalità, vogliamo parlare di persone che fanno quello che è giusto fare. Quando purtroppo la mia storia è diventata di dominio pubblico, quindi ho dovuto rilasciare delle interviste perché la situazione si faceva molto pesante, e a un certo punto solo mediaticamente si riesce a risolvere qualcosa, si riesce ad avere lo Stato in qualche modo accanto, comunque che ti sta a sentire. Ho deciso di prendere questo percorso, di stare dalla parte della legalità a 360 gradi, soprattutto perché tante persone mi hanno raccontato le loro storie dopo aver visto le mie interviste. Tutte storie di denunce, tutte storie di allontanamento dal proprio luogo di lavoro, sia di imprenditori che di non imprenditori. Ed è una cosa che mi fa molto arrabbiare. Il mio attaccamento alla terra, ma comunque all'Italia, mi porta a voler cercare di aiutare più gente possibile, quindi parlandone sicuramente e convincendo altra gente a denunciare, perché più siamo ovviamente più questo fenomeno andrà scemando. E nella mia zona ho denunciato io tra 20-30 commercianti, ero solo, mi hanno isolato e mi hanno distrutto l'attività. Se avessero denunciato tutti, saremmo tutti lì a lavorare e i mafiosi potevano scappare da quel posto. E la stima per chi denuncia e per chi ha il coraggio, come Riccardo Casamassima e Daniele Ventura, di metterci la faccia ed essere persone per bene prima di tutto,
deve essere il fondamento di chi vuole la verità e la giustizia, perché la giustizia non può essere una cosa astratta, ma dobbiamo portarla in queste sale, in queste interviste, e dobbiamo essere chiari che la mafia si sconfigge e la cattiva giustizia solamente parlandone. Io ho denunciato un'estorsione e un'intimidazione mafiosa da parte di un clan siracusano, ho perso per questo il posto di lavoro perché era un mio ex collega di lavoro. Sono stato isolato nella mia città, sono stato messo da parte, sono stato umiliato e non protetto, perché obiettivamente ci sono vittime di serie A e vittime di serie B purtroppo, ma questo non vuol dire che io non abbia fiducia nella giustizia e attendo che abbia una fine anche questo per ricominciare a vivere. Io nel 1985 ho presentato una denuncia presso la procura di Trapani, per i miei superiori avevano fatto un duplicato e per la direzione Banca d'Italia che non manteneva la sicurezza all'interno dell'istituto del personale vigilante della banca. Tutto questo, naturalmente siamo arrivati a processo dopo tanti presepizie e tutte queste cose, c'è una sentenza della Cassazione, ma io da quel momento sono diventato il punto di sfogo di queste persone, mi hanno denunciato un sacco di volte, poi io mi sono sempre difeso nelle giuste maniere, con sentenze di assoluzione. Oggi sono qua per naturalmente partecipare e dare la mia come solidarietà ai colleghi che sono stati pure loro vittime di queste ingiustizie. Io sono qui per testimoniare e dire no sempre a qualsiasi forma di atti di intimidatorio, comunque di violenza e di prevaricazione, perché io dentro il Parco dei Nebrodi ho detto no a una serie di persone che mi hanno fatto estorsione imponendomi i fornitori, mi hanno minacciato, puntato i pugni sul tavolo e hanno deciso loro cosa e quanto pagare. Io devo ringraziare le forze dell'ordine e spero anche nella magistratura che giustizia sia fatta, e soprattutto ringrazio il Presidente Antoci che, appena ha saputo la situazione in cui stavo, si è subito mobilitato per attenzionarlo alle forze dell'ordine. Per me, diciamo, è un onore essere qui presente, dare testimonianza, ecco, di quello che succede purtroppo nella città di Palermo. Io sono stato vittima di usura ed estorsione molti anni fa. Non dovrei dirlo, ma purtroppo lo dico, denunciare non è facile, certe volte magari uno si pente di aver denunciato. Ho perso tutto, dalla casa, il negozio, il lavoro, mi hanno sparato, ho messo una bomba. Purtroppo devo dire che mi trovo in una città indifferente, dove le istituzioni, soprattutto quelle locali, sono completamente assenti. Questo non dà aiuto alle vittime, ecco, di mafia, alle vittime di usura e cose varie, ma dà aiuto invece ai mafiosi. Al contrario, ecco la mia presenza qui, quello lei, è quella di dare forza a chi oggi è rimasto solo.